Buonasera e benvenuti nel salotto dello Scarabocchiature. Come avrete capito da questa splendida intro realizzata dai nostri associati Fran Rock e Monica Muni, avremo come un grande ospite stasera. Prendete con me Alessio Corbella. Marco, oggi sono contento. Sono contento due Cosa volte, c'è? anzi. Primo, perché guarda cosa mi è arrivato anche finalmente. Posso evitare di bestemmiare ancora contro le Poste Italiane. Mi è arrivato il calendario dello Scarabocchiatore, perché lui ci vizia Bellissimo. sempre, ci vizia sempre. E poi sono contento perché finalmente posso prendere tutti i miei albi, uno di Dylan Dog, e vedere e parlare con chi era sull'1 e con chi era sul 400, e sono E soprattutto contentissimo. chiedegli l'autografo che tanto agognavi. No, guarda. E quindi è qui con noi, l'avrete già capito, il maestro Angelo Stano. Benvenuto. Buonasera, bentrovato. Grazie. Per Ma l'occasione, siccome noi dello maestro, Scarab... abbiamo chiamato un soccorso, perché quando ci sono questi grandi maestri non si può stare solo in due, perché poi ci si emoziona. Allora abbiamo chiamato un esperto. Un esperto che già è Eccolo qua. intervistato. Ciao Gianluca. Ecco qua. Ciao ragazzi. Gianluca Carboni. Una new Ciao a entry dello tutti. Scarabocchiature, le nostre dirette. Benvenuti nel salotto. Benvenuti a Ciao a tutti. tutti ragazzi. Siccome Gianluca è il nostro nuovo acquisto, darei a lui l'onore e l'onere della prima domanda al maestro per rompere un po' il ghiaccio. Beh, intanto ho appena visto apparire un commento sul maglione del maestro e quindi piace il maglione. Quindi, visto che è rosso e nero, non si può non collegarlo, oltre che al Milan, a Dylan Dog, visto che si è parlato di Dylan. Beh, Angelo Stano, lì dal numero Parliamo di 1, Milan, quindi no. no, io non so niente di calcio, eh. Lì dal numero 1, quindi il biglietto da visita in assoluto del protagonista. Ma volevo fare un passettino indietro, il giorno in cui è arrivata la sceneggiatura in mano e dopo immagino l'emozione di avere quella sceneggiatura in mano, il secondo dopo, cioè essere davanti alla tavola bianca. Che cosa si prova? Stiamo parlando del 1985, insomma, sono quasi 40 anni fa proprio. E in quell'epoca tutti i disegnatori nuovi, dilettanti o professionisti, miravano ad entrare nel cosiddetto cerchio magico del fumetto d'autore. Allora imperava questo criterio di selezione tra fumetto popolare, cioè gli albi che si pubblicavano in edicola, e i fumetti da libreria, che normalmente erano quelli di serie A, no? Gli autori di grande livello. E tutti i disegnatori, diciamo che aspiravano ad entrare in quel cerchio magico. E io altrettanto, cioè, mi stavo muovendo per realizzare qualcosa per, diciamo, il fumetto internazionale, soprattutto quello francofono che allora imperava. E mentre ero alle prese nella realizzazione di una storia per il mercato francese, improvvisamente tutte le cose si fermarono e nel frattempo, mentre frequentavo la redazione della Bonelli, ho conosciuto Tiziano Sclavi, che stava allora, diciamo, editando la versione italiana di Pilote, no? Pubblicata sempre dalla Bonelli, con fumetti franco-belgi. Contenitore. Però era in una sede staccata della Bonelli, quindi diciamo che io andavo lì per vedere un mio amico, Renato Quirolo, che faceva diciamo, l'editor dell'Isola Trovata, che era appunto diciamo, la branca dove Pilot veniva gestito. No? E dopo qualche tempo, visto che le cose non andavano avanti diciamo, sul progetto che avevo iniziato, il buon Renato Perollo mi dice: "Guarda, c'è Tiziano Sclavi che vorrebbe farti leggere un soggetto, un nuovo personaggio,
E io gli ho detto, ah sì, che storia è? Beh, è una storia di genere horror. Mi sono detto, strano, Tonelli non fa queste cose normalmente, no? E è un genere che io non amo in particolar modo, anche se i miei esordi da dilettante avevano anche visto diciamo, un progetto di un fumetto horror che mi era stato chiesto da un sedicente sceneggiatore che voleva fare un albo esclusivamente di fumettisti italiani sulla scorta e diciamo, sull'esempio di quel volume della Fabbri o della Mondadori che era Creepy, cioè albi che erano fumettisti americani che avevano avuto un bel successo e che qualcuno Ah, voleva provare ad imitare, diciamo così. sei E avevo fatto sicuro, un insomma. breve episodio horror. Questo era però l'unica sperimentazione in quel genere. Però chiaramente, quando ho letto il testo, mi sono accorto che non aveva nulla a che vedere con, per esempio, i fumetti di Oltretomba, Terror, che erano quelli che conoscevo in Italia come fumetto popolare, no? Che erano fumetti in realtà per un pubblico di adulti, no? C'era sì l'horror, ma c'era anche molto sesso. Invece questo qua ovviamente aveva tutt'altra impronta e quindi va da sé che quando l'ho letta ho capito subito la novità e ho accettato ovviamente di buon grado di partecipare a questo progetto. Quanto alla pagina bianca di cui tu dicevi, beh, effettivamente qui siamo, per quanto mi riguarda, di fronte a un progetto che richiedeva un impegno enorme, perché fino ad allora avevo disegnato storie autoconclusive di tra 10 e 12 pagine complessive. Queste erano 96 e mi sono detto, cavoli, è un bel impegno, nel senso che non so se ce la farò a mantenere intanto la certa coerenza con il tratto e tutto, perché ero ancora abbastanza giovane, ancora sperimentatore, però siccome mi è stato chiesto di cominciare a disegnare, mi sono detto, beh, perché non approfittarne e sperimentare ulteriormente anche in questo campo? E difatti ho cominciato a fare le matite. E poi, quando ho avuto l'avallo da parte dell'editore, ho cominciato ad inchiostrare, ma con la tempera invece che con l'inchiostro, che per me era un inedito assoluto. Però mi sembrava una tecnica ideale per poter fare quello che volevo, cioè una tecnica di bianchi e neri netti, ma anche sfumati in alcuni grigi, con diciamo, il pennello secco che mi caratterizza. Che mi ha da allora caratterizzato. E niente, dopodiché sono andato avanti cercando il più possibile di essere coerente e il più veloce possibile, ma allora la mia velocità era quella di una lumaca, nel rapporto agli altri disegnatori, ci ho impiegato un anno e mezzo per realizzare. Però Maestro, nei alla fine è commenti venuto fuori. c'è lo scarabocchiatore che le sta facendo delle avance. Non raccolgo questi avanzi. Si complimenta per la voce. Stavo pensando una cosa, ma la consegna delle tavole in Bonelli deve essere stata abbastanza, tra virgolette, traumatico perché è uno stile totalmente nuovo, non si era mai visto in Bonelli una cosa del genere, se non sbaglio. Beh, ti posso confermare che quando sono arrivate le prime tavole sul tavolo di Decio Canzio, che era il direttore editoriale allora, ho sentito che alcuni disegnatori, diciamo, del cast di Tex Willer, Zagor, eccetera, guardandole, dicevano: Ah, ma si può anche fare così? Non so che cosa intendessero. Cioè, io non ho cercato di rivoluzionare niente, l'ho fatto a modo mio, ma tenendo conto delle esigenze, diciamo, di questa nuova testata che non poteva essere con lo stesso taglio di Zagor o che ne so, di Tex Willer, anche perché c'erano proprio delle direttive da parte di Tiziano Stanno Sclavi. arrivando tanti Tiziano saluti, Sclavi Maestro. voleva ovviamente
uno stile cinematografico che era in diretto rapporto con i classici dell'horror, cioè con l'uso del grandangolo, close-up molto spinti, neri netti. Per esempio, una delle cose che chiedeva è di fare sempre la giacca nera, senza riflessi, cosa che però molti disegnatori poi si sono scordati, mentre io l'ho sempre fatta così. Poi avevo sotto mano, come sapete, l'identikit del personaggio che era stato studiato da Claudio Villa. Io l'ho preso sì come punto di riferimento, ma non completamente, perché gli studi, quando si fanno gli studi di un primo personaggio che è di là da venire, nel senso di là da muovere in un contesto, eccetera, di solito alla prima non riescono così bene, no? Nel senso che c'è bisogno di un certo tempo di rodaggio. Allora, io mi sono rifatto un po' di più al viso di Rupert Everett rispetto a quello che aveva fatto Claudio Villa. Però non ho stravolto il personaggio, nel senso che era quella l'intenzione di Tiziano Sclavi e l'ho rispettata. Il mio stile, ovviamente più secco, più sintetico rispetto a Villa, ha determinato anche un piccolo, se volete, cambiamento della fisionomia del personaggio. Dove però sappiamo che soprattutto in Bonelli ci sono dei riferimenti molto ligi, bisogna stare molto attenti a quello che si fa quando si tocca un personaggio. Ma allora nasceva, quindi quello era il primo albo, io non avevo altri punti di riferimento. In realtà non ce l'avevo neanche gli altri, perché proprio per la lentezza con cui questo progetto nasceva, non solo da parte mia, anche degli altri disegnatori, perché per avere in edicola dall'ottobre dell'anno successivo i numeri già pronti, bisognava che lavorassimo tutti quanti contemporaneamente, no? E non essendoci ancora un modello di riferimento vero, ognuno ha fatto un po' almeno un'interpretazione abbastanza personale. E quindi abbiamo avuto il mio personaggio, ma era già diverso da quello di Fregheri, quello di Casertano, quello di Voi Ruth, di Roy. all'inizio vi eravate, dunque se non sbaglio, all'inizio c'era Trigo, Montanari Grassani, c'era Siniscalchi, no, Siniscalchi, non mi viene il nome. Abbiamo creato dopo Sono gli storici che adesso Casertano e iniziano. Ambrosini, credo. Casertano Casertano, Ambrosini, Ambrosini, Piccato. Piccato non mi veniva il nome, e poi che la Corrado Roe. Come vi siete organizzati tra di voi? Perché immagino che gli elementi Non comuni, ci tipo la casa. siamo incontrati. Infatti, uno dei fenomeni strani di questa nuova serie è che, soprattutto nei primi anni, il personaggio aveva sempre una fisionomia molto diversificata, no? Però c'è stato anche un aspetto diverso rispetto alle altre testate dei fratelli, cioè che ciascun disegnatore si è provato a sperimentare in proprio e a mettere in campo un po' di più la propria personalità. Questa cosa qui, è stata giudicata dal lettore come un fatto positivo, nonostante la eterogeneità dell'aspetto proprio fisionomico del personaggio, non solo di te, di Landor, ma anche degli altri. No? Però so che mentre io stavo disegnando la prima avventura, per esempio i personaggi comprimari, cioè sia Groucho, a cui ho dato io la veste da cavaldirizzo, che quindi è stata adottata da tutti gli altri, sia per esempio il personaggio di sì, Xabras, però Xabras è servito successivamente, no? È stato disegnato da me stesso dal 25esimo numero. No, Bloch, il commissario Bloch, per esempio, mi è stato chiesto di dare le matite soltanto agli altri disegnatori, perché questo era un personaggio che doveva essere disegnato anche negli altri albi disegnati dai miei colleghi.
E poi anche lo studio di Grand Dog, anche questo qui è nato così. Non c'erano degli aspetti, non c'erano delle indicazioni precise da parte dell'identikit studiato da Claudio Villa. C'erano dei riferimenti sommari dalla sceneggiatura, quindi me la sono sbrogliata da solo. Praticamente. Ho scelto di mettere nel corridoio i mostri che piacevano a me, cioè che sono quei gargoyle che si vedono a Notre Dame o nelle chiese gotiche in generale. Sono in generale sua, l'idea è stata sua. Sì, ma anche la scrivania di Dylan Dog non era specificata che fosse quello scrittoio. Quindi in qualche modo comunque stava facendo già quello che poi è la storia del fumetto italiano, si sentiva già nell'aria questa atmosfera di quale sarebbe stato il successo di Dylan? No, si sentiva da parte mia l'entusiasmo di fare di sperimentare su un personaggio ex novo, è così importante perché chiaramente doveva essere il primo numero di una serie che non si sapeva che fine avrebbe fatto. Ricordo che in quegli anni lì le cose per il fumetto, soprattutto popolare, non andassero tanto benissimo. Lo stesso Bonelli aveva tentato di fare una nuova testata di fumetti non con personaggi fissi. Non mi ricordo neanche il titolo, però è naufragata subito, quindi l'hanno chiusa dopo pochissimo tempo. Hanno chiuso anche la collana L'Isola Trovata, hanno chiuso Pilot, cioè praticamente tutte le nuove uscite sembravano che dovessero finire malissimo. E anche per Dylan Dog non c'erano delle aspettative altissime. Però siccome queste erano le aspettative, ci siamo divertiti. Io in primis, ma soprattutto Tiziano si è divertito. Tiziano a quel punto si è sentito libero di sperimentare di più, di essere più legato alla propria, diciamo le proprie inclinazioni. No? Erano gli anni in cui si poteva usare. Passioni. Sì, ciascuno di noi ha dato luogo a un contributo che fosse il più possibile legato a quelle che sono le nostre passioni, sia sul piano del disegno, sia sul piano proprio dei riferimenti cinematografici o letterari, per quanto riguarda Tiziano. Non guarderò più lo studio di Dylan Dog con gli stessi occhi, adesso vedrò voi piano che girate intorno a Dylan. Sai benissimo, proprio per questo fatto che sono stati anni in cui si improvvisava quasi tutto, della casa di Dylan Dog non si è mai capito bene come diavolo fosse disposta. È vero, è vero. Credo che non ci sia una piantina ufficiale, lo studio, camere da letto, i bagni, dove erano non si sa. Io sono stato costretto a farmi una piantina nel momento in cui ho disegnato una storia di Medda che era tutta ambientata nella casa, e era quella con i topi, non mi ricordo più il titolo. Quella con i topi, ok, sì. Sono stato costretto lì a farmi una piantina, ma altrimenti, e infatti poi Brindisi ne aveva un'altra. Se ne era costruita diversa. Un'altra, perché lui aveva dovuto fare una storia improntata. Avete già storia pronta? Avete una storia pronta? Potete usare la casa di Dylan come un tesseract e farla diventare un essere vivente? Esatto, cioè tutto si trasforma, non si sa bene come sia la casa di Dylan Dog, ma ogni volta assume aspetti diversi, nessuno se ne preoccupa. Dicono c'era anche tanta musica negli albi della grande passione di Tiziano Sclavi, tanta musica negli albi di Dylan. Beh, allora, Tiziano Sclavi era un grandissimo consumatore di musica. Io sono andato a casa sua e ho visto qualcosa come 3.000 CD. 3.000 CD che spaziavano dalla musica classica ma all'heavy metal, insomma, per cui aveva gusti musicali molto ampi. Non so cosa ascoltasse lui quando scriveva, ma quello che ascoltavo io era rock del
della prima ondata, ma anche quella del punk rock in quegli anni lì. C'erano ancora, diciamo, dei riverberi dell'era rock degli anni 70. Mi è venuto in mente, intanto era l'ospite sgradito. L'ospite sgradito era quello di Melda, sì. Ah, una domanda. Adesso, questa è una cosa che mi ricordo, era uscita in una chat che frequento su WhatsApp e non so quanto sia sensato, però questo piccolo tarlo. A parte il western, che era fino all'epoca, diciamo fine anni 80, inizio anni 80, pardon, quasi totalmente, Casabonelli era quasi totalmente di western edicola. C'è stato solo Mister No che ha rotto un po' lo schema, spostando avanti di qualche anno, ma comunque l'impostazione era, tra virgolette, non voglio dire western, però Sì. similare come atmosfera. Solo Martin ha rotto questi schemi. Dylan è un po' figlio della strada tracciata da Martin Mister, oppure non avete preso in considerazione, diciamo, la modernità del personaggio precedente di Castelli? No, di sicuro il personaggio di Castelli era quello che spaziava al di fuori dell'ambito dei, diciamo, dei tradizionali albi bonelliani. Perché si occupava appunto di un personaggio che agiva nei giorni no, di allora, non di oggi, quando è nato. Stiamo parlando appunto dei primi anni 70, no, dei primi anni 80, o 82. tardo anni 70, No, Martin è dell'82. 82, Siamo però coetanei a comunque. Martin, quindi Quindi 82. tempo dopo è nato Dylan Dog, 4 anni dopo, e di sicuro i due sceneggiatori che si conoscevano bene, si apprezzavano. Probabilmente si saranno scambiati un po' di pareri su come muoversi. Castelli poi sicuramente ha sofferto del fatto che Dylan Dog è nato con una maggiore propensione a spaziare nei tempi strettamente legati a quelli che erano i lettori di Dylan Dog, cioè ragazzi di quegli anni lì, cioè quelli che avevano 18 anni, anche qualcuno di più e anche qualcuno di meno in quegli anni lì. E i ragazzi di quel tempo volevano probabilmente un fumetto più legato al loro vissuto, che era fatto di un vissuto un pochino più sofferto, proprio perché Tiziano Sclavi ha capito che mettersi in gioco, lui era 33 anni, anch'io lo ero, non era così tanto distante proprio come età dai lettori. E con i problemi che lui aveva, probabilmente i lettori si sono riconosciuti in una parte di questo tipo di problemi che aveva l'autore, no? E questa è stata una felice coincidenza, no? Probabilmente Tiziano è arrivato nel momento opportuno per aprire un varco tra i lettori, che tra l'altro poi non sono soltanto maschi, come lo erano stati fino a quel momento per le testate bonelliane, ma sono arrivati anche molte ragazze a leggere quel fumetto, quindi È stato un si è po' la aperta. Diana è qui testimone. Infatti adesso le sue parole mi fanno venire in mente anche qualcosa che sta succedendo adesso, proprio come richiesta sembra quasi del pubblico, di dare sempre coerenza al punto che parlano di un Bonelli verso nel quale rendono coerenti tra loro tutte le storie che vengono raccontate appunto dalla casa editrice. Ovviamente su tempi e luoghi diversi, ma per dare una coerenza. E per farlo hanno iniziato unendosi con chi i discorsi sulla coerenza ne fa da sempre, quindi l'universo DC, con questi crossover. Volevo sapere cosa ne pensa, innanzitutto di sentire tutte le storie Bonelli nello stesso universo. Io non so quanto sia utile questa contaminazione fra i fumetti bonelliani e quelli della DC americana. Ci possono stare delle sperimentazioni, ma direi che sono due mondi abbastanza diversi e
sarà, credo, difficile riuscire a trovare un minimo comune denominatore. Però se restano a livello di sperimentazione, chissà, magari in futuro potrebbero aprire nuove possibilità. Se il fumetto bonelliano si orienta a quello stile di rappresentazione di contesti che ci sono nei fumetti americani, o soprattutto quelli legati ai supereroi, potrebbe nascere qualcosa di nuovo, non lo so. E un Ma viceversa? E io sono molto scettico, per la verità. un viceversa non lo vede? Io ho No, una bella figurati se gli storia. Vabbè, americani si adeguano ai nostri standard, è difficilissimo. lo facciamo a casa nostra, l'abbiamo fatto con Topolino, è venuto così bene. Sì, si può fare con la sperimentazione, tutto si può fare. Bisogna vedere se poi ha un Sperimentazione riscontro e una nell'ambito della continuità, insomma, è sperimentazione. Siamo difficile. nelle vostre mani. Beh. Il primo amalgama, diciamo, l'avete fatto proprio voi con Martin e Dylan, che hanno fatto il loro tipo È crossover. stato appunto all'interno del, diciamo, del mondo bonelliano, questo Sì. anche perché non sono così distanti sul piano proprio della concezione. Questo si può fare tranquillamente, si è fatto successivamente anche con Zagor. Notavano lo sfogo a tema che è alle spalle, il piano da lavoro. Noi abbiamo, nella nostra rubrica abbiamo il dietro le quinte, dove Sì. mostriamo dove gli autori lavorano. Lei ha uno sfondo bellissimo, maestro. Tavole originali e Andiamo con piano un dietro da le lavoro. quinte Quel live. tavolo lì, diciamo che lo uso pochissimo adesso. Sopra invece vedete alcuni originali, ne Lei ho adesso un bel lavora in po'. digitale prettamente. Sì. Questi qui sono, a parte quella centrale dove c'è una copertina di Dylan Dog, che è una delle poche cose che io ho di mio incorniciato ed esposto sulle mie mura. Invece gli altri sono da sinistra una pagina del maestro di Aldo Di Gennaro. Il Poi, maestro di tutti noi lo salutiamo. anche mio maestro, peraltro. Poi c'è Alberto Breccia, una pagina pubblicata sul Corriere dei Piccoli, o Corriere dei Ragazzi, forse Corriere dei Ragazzi. Poi un'altra, quattro illustrazioni a colori sempre di Aldo Di Gennaro, dal Corriere dei Piccoli, che lui mi ha regalato. Poi abbiamo una tavola di Sergio Toppi, ambientata nella Rivoluzione Americana, con George Washington, si vede nella figura in basso verticale. E poi a destra una pagina credo, la Freccia Nera di Dino Battaglia, pubblicata sul Corriere dei Piccoli. E in alto una illustrazione di Ferenc Pintero. Però di Intero, fronte a me campeggiano molti altri originali. Qui abbiamo, ma non ve lo posso far vedere perché, a meno che non si veda qui. Sì, vabbè, i potenti vedete mezzi che funzionano sempre. allora Un attimo, io la vediamo. rimetto in grande. Wow. Aspetta un attimo. Ho Ho intravisto delle cose intravisto. magnifiche lì sopra. Questo neanche a Mediaset fanno. Allora, vediamo un po' se riusciamo a metterle a fuoco. Questa qui, Ugo Pratt, Wow. L'ombra, Ugo Pratt. Ahia. Corriere dei Piccoli. In alto, illustrazione di Aldo Di Gennaro. Qui una tavola di Ernie Pike, sempre di Ugo Pratt. Mamma mia. Due strisce di Alex Raymond, Rip Kirby. Bella mano. Rip Kirby, bellissimo. Attenta alle esclamazioni, c'è Luca. Sì, Poi scusatemi che abbiamo non. ancora un'illustrazione di, anzi due illustrazioni di Aldo Di Gennaro. Poi lì cosa abbiamo? Quanzanotto, se non mi sbaglio. Poi abbiamo due strisce di Milton Caniff.
Terni Pirati. E ancora una tavola di Ugo Pratt, Sinbad il marinaio. Non credo che ci sia altro qua. Poi di là ho altri cimeli. Hanno esclamato di... Giuda Ballerino. Ho delle tavole ancora di Pratt di là, da Ticonderoga. Wow. Poi ho due tavole di battaglia della, dell'epoca delle sue riduzioni di Hoffman, di Edgar Allan Poe. Vive in un museo, è bellissimo. Poi ho, sì, poi ho anche due tavole casa, di Jean Giraud, Mebius. Una è dell'Encal Noir e l'altra è una a colori di una roba dei miti di Chulu, se non mi sbaglio. E poi ancora un paio di tavole di Breccia, Alberto, una degli Occhi di Piombo e l'altra una cosa della... Ma facciamo un piccolo passo indietro. Si è parlato di maestri prima, si è parlato di scuole. Io mercoledì ho avuto modo di intervistare su Pop Culture Valerio Piccioni, che ci ha raccontato che lui fa il docente per l'Accademia Bax, quindi parliamo di docenti moderni. Hai fatto il docente per 18 anni fino all'inizio del 2000, fondamentalmente nella Scuola del Fumetto di Milano, e dicevi prima del dietro le quinte che stai facendo adesso anche un piccolo corso. Com'è cambiata un po' il concetto di scuola del fumetto, ammesso che sia cambiato, e come vedi oggi i futuri professionisti? Beh, è cambiato tantissimo. Per esempio, gli allievi che avevo io negli anni in cui ho cominciato ad insegnare, cioè dall'82, ovviamente avevano un gusto e diciamo, delle letture abbastanza simili a quelle che avevo io stesso, no? Allora c'erano autori come Pazienza, Mebius, appunto, Manara, eccetera, i primi anni in cui lavorava con uno stile mebiusico, Pratt, Breccia, c'erano tutti gli autori che piacevano anche a me, Crepax, anche se con Crepax non è mai stato un grande idolo da parte degli allievi, non si capisce perché, allora, aveva comunque un grande riscontro nel gusto del, diciamo, dei lettori di serie A, chi lo sa perché. Poi nel tempo i lettori si sono sempre di più orientati un pochino sui supereroi americani, ma molto di più sui manga. E quello che noto nelle ultime generazioni, quindi in questi ultimi due anni con il corso che ho ottenuto alla scuola dei comics, ho notato appunto che la preponderanza degli allievi legge pochi fumetti, ma in gran parte manga. Ah, esiste un... Mi chiedevo, ancora oggi è così? Anche con gli allievi di oggi? O ci si sta spostando verso la graphic novel? Io non posso parlare di questi allievi perché sono alle prime armi, quindi non so cosa faranno. Le intenzioni di sicuro saranno quelle di mettersi, diciamo, a scrivere e disegnare storie proprie, però bisogna vedere se hanno la stoffa per farlo, perché non è che tutti nascono autori. Al massimo uno può anche essere bravo come disegnatore, ma non necessariamente come narratore. E questo si vede anche in molte pubblicazioni che si vedono in giro, no? Ci sono molte graphic novel, ma non è che tutte quante sono di altissimo livello. Ci sono anche delle ciofeche. Non è che siccome uno scrive e disegna una storia debba necessariamente essere qualcosa di valido. Per tutti. Certo, si capisce. Forse è valido per loro e per pochi amici. Quindi non, ovviamente non faremo nomi, ma ci sono sicuro delle... dei fumetti ancora brutti come ce n'erano allora, insomma, solo che allora i fumetti erano più che altro gestiti dalle case editrici, avevamo la Storina con Diabolic, la Bonelli con le sue varie testate, poi c'erano Lancio Story, la Eura, diciamo così, di Roma, e ci poche sono altre, no? Ecco, sono ancora.
Adesso invece l'autoproduzione sembra essere una delle cose che può permettere a dei veri autori bravi di fare qualcosa di nuovo e di interessante. Però ci sono anche Vabbè, c'è una varietà. sì, ci sono degli autori che forse farebbero bene ad aspettare un pochino, insomma, prima di mettersi in campo e ad Ma affidarsi magari a loro. può essere anche la facilità, tra virgolette, del mezzo, nel senso, pensando a una preparazione del deal numero uno, si è parlato di tempera, di ricerca diciamo, sperimentazione, fatta però seduto a quel tavolo, mentre oggi, tra virgolette, basta una tavola grafica, una Cintiq, ma addirittura un iPad per poter provare a costruire qualcosa di professionale. Può essere che certe, tra virgolette, opere magari non propriamente riuscite o fatte magari un po' troppo prematuramente siano anche figlie di questa facilitazione che sta avvenendo. Facilitazione, tra virgolette, ovviamente. Non direi, io penso che sia soprattutto una questione di testa, cioè il mezzo che tu adoperi come disegnatore non ha così tanta importanza sul piano dei contenuti. Sul piano tecnico sì, perché ovviamente il computer grafico può fare cose che gli strumenti tradizionali non possono fare, ma il pericolo invece è quello di avere una serie di disegnatori che si assomiglino troppo, proprio perché usano lo stesso tipo di software, gli stessi riferimenti dal punto di vista tecnico, e in effetti si nota che ci sono degli autori che un po' si assomigliano troppo. Si omologano troppo. E questo è proprio figlio del fatto che i disegnatori hanno a disposizione un nuovo strumento che può, diciamo, impadronirsi di quello che è la mano dell'autore e produrre cose che sono abbastanza banali, diciamo così. Cioè, per esempio, l'uso della fotografia nel campo dei nuovi fumettisti realistici è molto abusato, nel senso che i disegni, proprio perché si vede che sono presi da fotografie, che sono né più né meno che Non è delle la stessa fotografie cosa. pescate un po' di qua e un po' di là, rifatte su un livello di quello diciamo dell'esecutivo digitale, ma ricopiandolo fedelmente, no? Questo qui si nota subito. Quando un disegnatore copia pedissequamente quello che è il riferimento fotografico, si nota subito. Se non ci mette E quando nessuno. invece non lo fa, ecco che casca l'asino. E quindi si vedono queste incongruenze. Comunque, quello che invece manca è l'immaginario proprio, cioè un autore deve avere qualche cosa da raccontare a modo proprio, a modo suo, insomma, deve avere un modo di caratterizzare i disegni, i personaggi in una maniera personale e quindi non troppo legata alla fotografia. La fotografia, io lo dico sempre, è la sedia a rotelle per disegnatori paralitici. E quindi bisogna imparare a camminare con le proprie gambe. C'è una domanda interessante, maestro. Ai primi Lucca, quando venivano dei fumettisti in erba a mostrarvi le loro tavole, quanto venivano cazziati da voi sulla qualità dei lavori? Poteva considerarsi una sorta di scambio culturale che oggi manca? Beh, certo, oggi non si fa più così, in effetti, è difficile che. Sì, alcuni si propongono con proprio degli originali, ma è la strada più sbagliata. A un editore bisogna presentarsi con un pacchetto di poche cose, ma fatte bene, e sperare poi che vengano esaminate. Non sempre succede, ma. Non chiedono più consigli a voi. Sì, a me personalmente qualcuno chiede anche, però è difficile poter dare dei consigli importanti in 10 minuti, in un quarto d'ora, 20 minuti, quando si ha a disposizione pochissimo
poco tempo, è difficile dare un contributo, cioè bisogna averle un po', bisogna avere dei contatti un pochino più infrequenti per avere un vero e proprio salto di qualità. Quindi i corsi di fumetto nascono così, proprio per dare un tempo al tempo e dare la possibilità agli allievi di comprendere appieno quelle che sono le difficoltà di questo lavoro. Chiaramente in fiera si può dire poco. Sì, cioè, si possono dare dei consigli, però credo che servano veramente a poco. Approfitto di una domanda che ci pone Giampiero, che ci chiede una curiosità, vista anche l'impostazione cinematografica di Dylan. Se potesse fare una riduzione a fumetti di un film horror, partendo dai classici muti fino ad arrivare ai giorni nostri, quale sceglierebbe? E in più io ci aggiungo, siccome Bonelli ha investito nel Cinematic Universe, quale storia vorrebbe vedere, magari da quelle che ha scritto, da quelle che ha disegnato, rappresentata anche al cinema? Belle domande. Come dicevo prima, io non sono un amante dell'horror, quindi per quanto mi riguarda non farei, se dovessi scegliere di farne una nuova, non attingerei al cinema horror, né quello classico né quello moderno, a meno che non si tratti, ecco, ma questo è già stato fatto, un film horror ma di fantascienza come Alien, però è già stato fatto una produzione a fumetti, o comunque qualcosa di simile, e quello è un punto di riferimento, ma quello per me era sì un fumetto horror, ma era anche qualcosa di molto diverso, molto nuovo per l'epoca, perché se ci pensi bene si trattava di un grosso insetto, come potrebbe essere una cavalletta, che diventa alto 2 metri, voglio vedere se qualunque umano, a confronto con un mostro del genere, che fine farebbe, come si comporterebbe, no? Quindi diciamo che quella è una realtà un po' trasfigurata, ma l'horror che era proposto lì era un horror sì fantascientifico, ma anche abbastanza credibile per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di un incontro di un alieno che abbia delle caratteristiche come quelle lì. Insomma, non è un mostro inventato di sana pianta come il vampiro, il licantropo, eccetera. Fa parte di un altro mondo questo. Quindi farei quello. Però è già stato fatto, quindi non lo faccio. Non lo farei. Invece cos'è che mi è stato chiesto? Un'altra cosa. Forse tu... Una riduzione a fumetti di un film horror? No, se c'era qualche storia dal quale aveva lavorato che avrebbe voluto... Una sua storia, ecco, che vorrebbe vedere cinematograficamente. Magari quella là, scritta e disegnata da lei, Legione di Scheletri, come si chiama? La Legione degli Scheletri. Legione di Scheletri, disegnata. Quella è un suo graphic novel nella serie. Ma non potrei mai pretendere quello. No, beh, forse storia di nessuno, però non so quanto sia fattibile, ma sì, si può fare tutto oggi. Si va dentro di computer grafica e viene bene. Quella lì era la storia più interessante nel campo delle storie meta fumetto. E anche forse mi è venuta un'altra domanda adesso. Volevo tornare indietro di qualche mese, quando ormai sarà anche qualche anno, quando avete iniziato a lavorare al numero 400, che comunque è stata un po' una svolta, un cambiamento radicale, e per la prima volta c'è stata proprio l'impressione che voi volti storici della testata foste intorno a un tavolo a celebrare l'evento. È stata solo un'impressione o è stato effettivamente un momento particolare? Beh, un vero e proprio brainstorming non c'è stato per quel fumetto lì. C'è stato qualche anno prima tra gli sceneggiatori e l'editor Roberto Ricchioni, che hanno definito, diciamo,
quello che sarebbe stato il ciclo della meteora, no? Io ero presente e so che in quell'ambito si era discusso, almeno a livello di sceneggiature, di come avrebbe potuto essere improntata quella serie. Per il numero 400 l'unico riferimento che ho avuto è stata la sceneggiatura di Roberto Vecchioni, perché quella è una storia che è nata mentre ancora si stavano ultimando le pagine del numero 399, che tra l'altro le ultime pagine le ho disegnate dopo aver concluso di disegnare il numero 400. Quella è stata una storia del 399 disegnata con molta fretta, a quanto pare, proprio perché i tempi erano strettissimi e non era ancora stata disegnata completamente. In quel caso lì io ho fatto riferimento alle storie di alle pagine di Nizzoli. Tra l'altro il 400 funziona al contrario, perché avete fatto la versione a colori nella regolare e la versione deluxe cartonata in bianco e nero, l'avete fatto al contrario. Ah, lì è stata una mia richiesta esplicita, ho detto va bene, volete il colore, facciamolo sul numero 400 come tradizione, ma sul numero cartonato, quello lì che è uscito prima addirittura dell'album in edicola, ho chiesto che fosse appunto presentato in bianco e nero, anche per diversificare il prodotto, no? E poi anche perché quell'albo lì in bianco e nero regge benissimo, anche se era stato concepito per essere colorato. Cosa che invece non era successa con la storia di Nel mistero, sempre di Tiziano Sclavi, che qualche anno prima era stato deciso di pubblicare a colori, quando invece io l'avevo disegnato in bianco e nero e avrebbe dovuto essere pubblicato in bianco e nero. Quella poi non è uscita, no, è uscito poi il cartonato di quella, se non sbaglio. È uscito il cartonato, ma con il colore. E io mi ero opposto strenuamente a questa idea di colorarla, proprio perché era nata in bianco e nero e così doveva essere pubblicata. Quindi non abbiamo una versione in bianco e nero pronta. Non mi piace quella colorazione. Anche se invece Giovanna Nido, che l'ha colorata, successivamente per il numero 400, diciamo, ha concordato la lavorazione con me, per cui io gli ho dato qualche dritta perché appunto rispondesse la colorazione alle mie aspettative. Visto, mi aggancio una domanda dello scarabocchiatore dopo. Vai Marco, vai. Sì. No, mi chiedevo, siccome nella nostra associazione ci sono tanti aspiranti autori, lei che ha tanti anni di esperienza, volevo sapere se aveva qualche consiglio da dare a chi si approccia al mestiere, oltre chiaramente studiare, che penso sia una cosa fondamentale. Se aveva qualche consiglio. Allora, il vademecum del bravo fumettista è, quando si parte dalla passione dilettantistica, primo, copiare i propri maestri, copiare di sana pianta, nel senso che essere fedelissimi a tutto quello che propone la stampa, ovviamente cercando di risalire a quello che potrebbe essere l'originale, nel formato dell'originale. Questa è la prima cosa che bisogna fare, e fedelmente, insisto fedelmente. Perché? Perché solo in questo modo si capisce il ragionamento che c'è dietro all'operazione che compie quell'autore in particolare. Cioè, come lui mette tutto il bagaglio, diciamo, grafico, comprendendo pennini, pennelli o colori, se ci sono. Questa è la prima cosa, perché soltanto in questo modo si capisce in fretta quello che è il ragionamento che sta alla base. Dopo, ovviamente, bisogna farsi invece una propria idea di come si vuole procedere, e a quel punto bisogna copiare molto dal vero,
cioè guardare molto alla realtà e copiare qualunque cosa, fare disegni ai propri amici o parenti, ma che siano disegni dal vero, perché a quel punto uno ha un riferimento che è solo quello che vedono i propri occhi della realtà e si vede come uno diciamo, trasporta questa realtà in un mondo così fatto di due dimensioni su carta e si capisce questo tipo di lavoro unito a quello di guardare gli autori di fumetto che piacciono, può trovare una sintesi, no? Poi bisogna copiare molta fotografia e molto cinema. Proprio adesso si può con il digitale, con i DVD, si possono copiare immagini tratte da film, per esempio. Queste sono diciamo, le regole base, insomma. Bisogna prima di tutto rubare agli altri autori, poi mettere in campo quello che si ricava dalla propria osservazione della realtà e poi sperimentare, 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 fino a che non si trova una formula grafica che sia confacente a quelle che sono le proprie aspettative. Ci vuole del tempo e ci vuole anche una testa, cioè non è che tutti arrivano poi a trovare una sintesi propria. Spesso si diventa emuli. Io stesso sono diventato un emulo a suo tempo di Hugo Pratt, prima, poi di Egon Schiele, poi di. No, poi di nessun altro. Poi ho cercato di andare anche per la mia strada. Ma quindi, facendo un piccolo raffronto, l'andare a bottega prima, l'andare a scuola oggi, quale, diciamo, differenza barra similitudini hanno? Beh, ecco, se uno non ha la possibilità di frequentare una scuola, questi erano i consigli che io posso dare. A scuola, ovviamente, c'è un'informazione più a 360 gradi, no? Per cui, più che concentrare il lavoro sui maestri che piacciono, si possono ampliare le conoscenze dei vari autori, i grandi diciamo del fumetto, almeno quelli che noi autori consideriamo tali, cioè quelli che hanno sicuramente dato un'impronta a vari filoni, no? È chiaro che se noi partiamo da Kenneth e Raymond, abbiamo due scuole ben precise, classiche, a cui attenerci. Se poi abbiamo voglia di guardare non so, agli americani, quelli della Marvel, ci saranno, che ne so, Humbert Buscema e tanti altri, mentre i manga ci saranno i vari Otomo, Akira, che più ne metta. A quel punto si ha un ventaglio di conoscenze maggiore e si può ovviamente scegliere una propria strada, ma è chiaro che se uno sceglie la strada della sintesi, non si metterà a copiare Valentino di, come si chiamava? Il principe Valentino di Ogre, no. Valiant. Vabbè, il principe Valentino, come si chiamava l'autore? Prince Valiant o Prince Valiant Ogre? Hogarth? Un altro. Bravo, non mi sbagliavo. Oppure, che ne so, se uno ama Di Gennaro. Ha certamente un certo tipo di sintesi che è diversa da quella dei supereroi, insomma. È chiaro che una scelta bisogna farla. O si ha una propensione verso la sintesi, o si ha una propensione verso la completezza e la complessità. Claudio Villa è uno per la complessità. Stano o Mari sono per la sintesi. Non so se mi sono spiegato. Quindi il tipo di tecnica non si può integrare. O uno sceglie quella strada o sceglie l'altra. C'è poco da fare. Sono due visioni molto ben definite.
Okay, intanto correggiamo che Prince Valiant è di Al Foster. Ecco, non mi veniva. Hogarth è quello di Tarzan, 100.000. Abbiamo sbagliato tutti. Sì, infatti mi sembrava un po' strano, ma... Io non avevo parlato. La memoria... Io sono anche rimasto spiazzato a sentirlo in italiano, perché sono abituato al nome. Allora, ci stiamo avvicinando alla conclusione della nostra oretta, del nostro salotto. Quindi io proporrei una cosa, proprio così, per fare un colpo di scena. Angelo Stano, che si può vendicare se vuole fare una domanda a Gianluca. Che domanda? A Gianluca? Una domanda a Gianluca. No, può vendicarsi, questo è veramente irrituale questa domanda. Cioè, allora, voglio sapere da Gianluca quali sono i primi fumetti che hai amato a partire dalla tua infanzia, diciamo così. Da dove sei partito tu? Sono partito dal barbiere, nel senso che aveva la pila di Topolino e mi ricordo benissimo che c'era questo volume di Topolino. Io avrò avuto 7-8 anni, non di più, e c'era questa storia che era una parodia di Hazard, fondamentalmente, con Paperino e la 313, e mi sono innamorato di quel fumetto. Da lì in avanti ho voluto continuare a leggere, ho avuto la fortuna di avere un gruppo di amici più grandi di me di un paio d'anni, era la mia compagnia dell'epoca, che leggeva già sia Nathan Never che Dylan Dog, e esattamente a settembre del 92, settembre mi sembra, comprai la ristampa numero 38 di Dylan, avevo 9 anni e da lì basta, è partito tutto. E quindi ti abbiamo traviato, cioè con i nostri fumetti horror. Allora, io posso dire solo una cosa, 9 anni leggere Dylan Dog non mi sembra proprio. Ma io avevo, quando è uscito il numero 40, che era Accade domani, io una cosa che pensavo, andavo ancora alle elementari, ragazzi non ridete, vi gioco qua mi perculeranno a vita quando lo dirò, e io pensavo, cacchio, spero che non lo veda la mia maestra perché è un errore di grammatica, giuro, avevo questo pensiero stupido. Arrivano i saluti e i ringraziamenti per la bellissima... Il nostro gatto Felix. Ma noi abbiamo avuto Angelo Stano, ma in realtà avremmo anche un secondo ospite volendo vedere, eh? Quindi mandiamo un secondo Angelo Stano e chiamiamo Randall Creed. Randall Creed, che sarebbe appunto la trasposizione del fumettista che prende le mie sembianze, sì. Esatto, ma lo rivediamo prima o poi? E come lo vediamo? Bisognerebbe inventarsi un'altra storia metà fumetto con me dentro? Nel futuro, peccato, nel futuro. Secondo me c'è qualcuno che ci sta ascoltando. Già prima avevo visto una proposta del nostro scarabocchiatore, sa che noi facciamo. Anche delle pubblicazioni dedicate e una rivista dedicata, eccola qua, vediamo, ho ritrovato il messaggio. Sarei onoratissimo se facessimo uno speciale rivista Angelo Stano. Oh, adesso so che qualcosa è uscito... Che proprio parla della carriera, se non mi sbaglio, con Laura Scarpa, però anche con noi, diciamo che avrebbe un posticino, c'è il salotto, ma c'è anche tutto il resto della casa. Anche noi, come Dylan, non sappiamo ancora quanto è grossa questa casa. Volete fare uno speciale? Non avete altro che da prendere il materiale già pubblicato, prendere un po' di qua, un po' di là. E poi chiedere l'autorizzazione all'editore, perché ovviamente bisogna passare anche da lui. Noi facciamo le cose proprio in famiglia, quindi se poi quando possiamo allargare la famiglia di inedito potrei darvi solo qualche disegno fatto così in proprio, ma come studi che ho già pubblicato nella monografia che ha stampato Laura Scarpa, quelli sono di mio appannaggio, un altro discorso, ma ovviamente con il materiale bonelliano dovete chiedere l'autorizzazione. Se volete quindi fare uno speciale, non c'è nessun problema a quel punto. Quello sì. Tutto sempre nel rispetto di quella che è la storia anche editoriale precedente. Bene, allora, è finita l'oretta. Una bella chiacchierata di un'ora.
Veloce, veloce. Ok. Nessuno ha fatto la domanda di dove comprare un maglione come il suo. Però, boh. È una scena da 3 anni ultima. Al mercatino dell'usato, credo. Quindi. Ma dov'è non ci sono? Ma tutti parlano di questi mercatini usati, ma dov'è non ci sono? Mannaggia. No, no, Guarda questo che. qui l'avrò preso, non so, alla Rinascente, non ricordo più. Per 300 euro te lo vendi, Gianluca. Te Ah, ok. lo Con incorniciamo. l'autografo. Con l'autografo. Va Ma. bene, allora grazie al maestro. Ok. Grazie a chi ci ha seguito. Ok, è stato un piacere. Grazie per Ovviamente, il prossimo lo avremo una spazio. nuova puntata del salotto. Dovremmo Per chi stare si fosse io perso e qualche Gianluca. minuto di questa diretta, potrà ritrovarla a breve sui nostri canali social e su YouTube, quindi anche su Instagram, anche se mi pare che non sia partita la diretta su Instagram, ma arriverà comunque la ripetizione. E ringraziamenti ovviamente anche da parte di Mirko. Grazie Gianluca di essere stato in questa avventura assieme a noi. Grazie Grazie a voi. Ci Marco, ottimo padrone di casa come al solito. E vediamo vi venerdì salutiamo. prossimo, se tutto va bene. Grazie maestro. Grazie a voi. Buona serata a tutti quanti. Buonasera, arrivederci. Buona serata. Buona serata a tutti.